conferma ancora, che ancora, mamma mia, un'altra ancora volta. Campione, ancora con la coppa. Alziamo questa coppa, però c'è l'ultimo gioco, il gioco dello strappacoppa, come ben sapete. Allora, difficilissimo. Ci pensa naturalmente Alice che è la salvatrice della patria. Alice è già pronta, dovrai contare, essere precisa sino a 30 per strappare la coppa agli avversari, va bene? Vieni con me Alice, vieni. Prego Alice. Andiamo. Ok. Allora, Alice, adesso... La cuffia. Poi ti daremo il pulsante. La maschera. La cuffia no. La cuffia purtroppo ti devi bagnare. È vero. Ok, questo è il pulsante. Va bene, bene, questo è il pulsante, premi e lasci e cominci a contare. Come sempre chiediamo il massimo silenzio in modo che Alice si possa concentrare, deve essere brava e contare esattamente sino a 30, se no 20 litri d'acqua sulla sua testa. Quando vuoi puoi iniziare la tua prova, eh. Troppo in anticipo, Alice, hai contato velocemente, niente da fare, si è bagnata Alice, 29. Questo vuol dire che la coppa sì. Rimane a Fubine! Arianna consegna l'ennesima medaglia. Ringraziare e salutare Sergio Muniz che è stato con noi. Tornaci a trovare quando vuoi, Sergio. E naturalmente la targa di Mezzogiorno in Famiglia che viene consegnata a Misano Adriatico. Tanti complimenti insomma per una stagione estiva come sempre alla grande, perché Misano è una meta. Grazie mille, gentili, grazie. Vogliamo collegarci con Misano proprio, così vi salutiamo le gemelle spizzate. Purtroppo Misano non ce l'ha fatta a strappare la coppa di Mezzogiorno in Famiglia a Fubine, ma siamo comunque contenti di avere partecipato a Mezzogiorno in Famiglia. Poi guardate che bella giornata di sole, oggi magari ci facciamo un giretto in barca o andiamo in spiaggia. Assolutamente sì, ma prima ci mangiamo qualcosa, auguriamo quindi anche a tutto il pubblico di Mezzogiorno in Famiglia buon appetito e ci vediamo la settimana prossima da un altro bel paese della nostra bella Italia. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Buona domenica! E per la quinta volta mi collego con loro! Roberta Gangeri! E qui a tripudio per la quinta vittoria costitutiva! Ovviamente festeggiamo tutti insieme, siamo felicissimi, vediamo che c'è poco tempo, noi vi aspettiamo la prossima settimana, sempre da questo splendido territorio del Monferrato! Evviva Fubine! Ciao! E noi vi ringraziamo, vi salutiamo così come abbiamo iniziato cantando! Ecco la benda del nostro...